fonditrice ASM 30. ASM 30 è una fonditrice a presso fusione sottovuoto di ultima generazione e si presenta come la massima espressione tecnologica oggi presente sul mercato. ASM 30 minimizza la componente umana, assicura il rispetto della temperatura e permette una colata in vuoto con spinta omnidirezionale. Tutte le fasi avvengono automaticamente e sequenzialmente. Riscaldamento e fusione avvengono in un tempo ristretto e assicurando una precisione assoluta sulla temperatura impostata. Vuoto. Dopo la fusione vi è la fase di vuoto per l'esportazione di aria presente nella camera di fusione. Colata. A vuoto raggiunto, la camera ruota automaticamente ed avviene la colata, con conseguente compressione di aria e blocco dell'anta protettiva. Raffreddamento. La macchina staziona per 60 secondi affinché avvenga la fase di raffreddamento e solidificazione della lega. Riposizionamento. La camera di fusione ruota, riportandosi nella posizione iniziale. Caratteristiche importanti. Rispetto delle temperature di colata. ASM 30 assicura un perfetto rispetto delle temperature di colata. Colata con spinta omnidirezionale. ASM 30 adotta un sistema di colata statica con compressione sequenziale. Ciò assicura una spinta omnidirezionale su tutto il cilindro. Colata in vuoto. Prima della fase di colata, ASM 30 aziona automaticamente un sistema di vuoto. La colata avviene in assenza di aria, seguita da una compressione, assicurando precisione e compattezza. Comandi e funzioni. ASM 30 è una fonditrice automatica che può essere utilizzata da tutti gli operatori con estrema facilità. ASM 30 dispone di comandi che permettono la programmazione dei cicli di fusione, il tutto in modo semplice e flessibile. La gestione della programmazione, i grafici sinottici e tutti i dati del ciclo e delle fasi in corso sono visibili sull'ampio display dell'apparecchiatura. Il blocco riscaldante. La resistenza elettrica è il fulcro dell'intera fonditrice, componente determinante su cui Tecnogas ha concentrato i propri investimenti. Questa componente è un concentrato di tecnologia chimica e meccanica che ha richiesto una grande ricerca e che ha raggiunto un altissimo grado di affidabilità. Tutti i contatti elettrici sono gestiti da un sistema a barre di alluminio che, a differenza dei normali cavi elettrici, evita onerosi sistemi di raffreddamento e manutenzioni periodiche. La resistenza ha un sistema di montaggio sicuro, studiato per ammortizzare gli urti e non cedere alle alte temperature. Il blocco riscaldante è formato da un monoblocco chiuso, dove è contenuta la resistenza, isolata da una muffola ceramica che assicura isolamento e protezione alla resistenza stessa. Le sicurezze. La macchina funziona completamente in bassa tensione. Questo assicura alla fonditrice di rientrare nella classe più elevata in materia di protezione elettrica. L'anta scorrevole di chiusura attiva un micro di sicurezza che la blocca e non permette all'operatore di venire a contatto con organi in movimento. L'anta si apre solo a fine ciclo con tutti gli organi fermi e con camera di fusione priva di pressione. Altre caratteristiche. La fonditrice ASM 30 integra un serbatoio di aria che attiva l'intera apparecchiatura. Infatti, se l'aria non è sufficiente, la macchina si blocca e non recepisce i comandi. Questo sistema permette di avere sempre una fusione ottimale, in quanto è impossibile attivare una colata senza avere aria sufficiente per terminare il ciclo in corso. La memory card è un dispositivo indispensabile per documentare e archiviare informaticamente la fase di produzione. In materia di direttiva 93/42 CE, produzione di dispositivi medici. Gli accessori. La fonditrice viene dotata di una ricca serie di accessori. Crogioli in allumina. Carborex. Porta grafite e grafite. Cilindri in acciaio. Cilindro 1x con base in gomma. Cilindro 3x con base in gomma. Cilindro 6x con base in gomma. Cilindro 7x con base in gomma.
cilindro 9x con base in gomma. Pompa del vuoto,